fare il punto della situazione sul turismo a Monopoli. E questo è il motivo dell'incontro organizzato dal CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che a stagione turistica estiva conclusa incontra l'amministrazione comunale, la regione e gli esercenti per capire quali sono stati i punti di forza e le criticità registrate, così da evitare gli errori fatti e migliorare i servizi per la prossima estate. Il confronto nasce dall'esigenza di apertura e disponibilità degli esercenti nei confronti dell'amministrazione comunale per fare un percorso unificato di programmazione turistica, evitando scontri e prese di posizione che danneggiano il territorio. Ovviamente, tra gli argomenti caldi trattati, non sono mancati la tassa di soggiorno, mal digerita dagli esercenti e dai turisti, in quanto in loco non ci sono servizi tali a giustificarla. Il capitolo, per anni punto nevralgico della stagione balneare, ma in tempi recenti abbandonato a se stesso, ed il centro storico, che in poco tempo si è trasformato in centro della movida con locali e bed and breakfast. Abbiamo voluto fortemente questo incontro per creare un tavolo di confronto tra operatori del settore e l'amministrazione. Riteniamo che il volano del turismo sia fondamentale per questo territorio e che vengano messe in comunicazione le varie parti che possono determinare lo sviluppo di esso. Sono molto importanti le risorse che questo territorio offre, dalle opere architettoniche alle nostre contrade, la zona del Capitolo, oltre che il centro della nostra città. Siamo qui per ascoltare i pareri di tanti, in maniera che si possa lavorare tutti insieme per lo sviluppo di questo territorio. Bisogna fare i complimenti al CNA che ha organizzato questo importante incontro e soprattutto per il confronto che sta avvenendo a Monopoli fra tutte le categorie del settore, le associazioni, perché il turismo ormai è diventato nel prodotto interno lordo della città una delle economie più importanti, se non la principale, quindi occorre prendere consapevolezza di questa realtà e soprattutto di attrezzarsi per far sì che nei prossimi anni possa essere sempre in crescita. I numeri ufficiali del 2014 non sono ancora disponibili, però sappiamo che il trend è in crescita nei confronti del 2013. E per quanto riguarda gli eventi natalizi stiamo preparando, nei prossimi giorni presenteremo un unico evento che sarà un percorso pedonale che va dal Murattiano fino al castello, illuminato, con tante iniziative, dove la novità è quella di averlo condivisa con tutte le associazioni di categoria, con tutti i commercianti di queste vie.